Sette te. Salve. No, non ripartire. Ok, scusate, un attimo. Allora, signori, eccoci qua con Star Rails. Purtroppo ieri alla fine non siamo... Purtroppo ieri alla fine non siamo riusciti a fare nulla in live, ma non risolveremo oggi, perché oggi è sera, io sono stanco e essendo sera c'è anche meno gente, però faremo una cosa che dovevamo fare in teoria 2 giorni fa. Sta cazzo di quest di Black Swan. Ma prima ancora della sua quest, che sarà il corpo principale della live, ma anche il suo finale, io direi di fare prima delle cosine. Intanto il solito riassunto di quello che ho fatto off screen. Allora, ho finito di esplorare tutte le mappe che abbiamo trovato ora di Naconi. Adesso qui sono, non mi ricordo dove. Ah, sono per Naconi, perfetto. Quindi, ho esplorato tutta questa zona qui, 33 cazzi, Child's Dream 15, Dream's Edge 27 e Golden Hour 32. Perfetto. Quindi questo ho fatto tutto. Le quest, quello che sono riuscito a trovare, ho fatto tutto, tranne ovviamente quella che faremo stasera. Infatti qui queste azzurre non ci sono. Abbiamo da iniziare questa qui, Anus Prison Break, che però si inizia dall'occhio, dal dottor Edward, che è lo stesso punto dove inizia la quest di Black Swan, quindi non ho voluto rischiare andandoci da solo. Poi ho trovato cose. Intanto ho trovato tutti gli uccelli, anzi, intanto ho completato il minigioco, tutti i minigiochi di Anu, e quindi ho sbloccato questo sticker che ho messo subito. Poi ho trovato tutti gli uccelli di merda. E mi scrive il dottor Blues e mi dice: sono fuori dalla VIP lounge. E io vado ed è un altro uccello. Io ci parlo e mi dice: bella bro, ma tu non hai ancora scoperto tutti i segreti della lore degli uccelli. Mi dà questo sticker del cazzo e se ne va. Così. Io mi aspettavo delle Stellar Jade, qualcosa, per aver trovato tutti gli uccelli di tutte le mappe, e invece il cazzo. Per carità, ogni capo degli uccelli, diciamo, mi ha dato 30 Stellar Jade e una pacca sulla spalla, però avrei gradito altre 30 Stellar Jade, così arrivavamo a 150 precisi. No, se può, va bene. Che poi 160 ne servono per una pool, quindi trovare tutti gli uccelli non ti dà neanche una pool. Ma va bene così. Parlando di pool, facciamo queste, un attimo. Abbiamo 3 del banner standard, siamo quasi a 16.000, quindi a 100 pool accumulate qui. C'è solo il banner standard, perché domani esce il banner di Fei Xiao, Robin, Kafka e Black Swan. Tra l'altro, signori, I'm going to say the line. Ho preso una decisione. Ho deciso che potrebbe essere arrivato il momento di smettere, salvo eccezioni, di pullare personaggi dopo Fei Xiao e Robin e iniziare a pullare quando ho visto vuoto mi si è spezzato il cuore. Eric, dai, tanto prima o poi arriverà il banner quadruplo con Sparkle e Acheron. Spero, perché io vorrei Acheron. Comunque, dopo Fei Xiao e Robin io sarò al completo, diciamo, perché avrò 2 team pronti. Cioè, avrò il team follow-up composto da Fei Xiao, Robin, Topaz e Aventurin. E il team botte composto da Ruan Mei. E poi vedo, non so, Ruan Mei, Jing Liu, Luocha e boh, Ting Yun, così, a caso. In realtà, l'unico altro personaggio che mi piacerebbe pullare al momento sarebbe o Firefly / Boot Hill per farmi il team Super Break, oppure Acheron, perché ho Welt, e Welt è ottimo per Acheron.
però quello bisogna vedere. Intanto il piano attuale sarà, il piano attuale sarà, adesso pulliamo Fei Xiao, adesso, domani pulliamo domani non so se riuscirò a fare live, c'è quel problema, vabbè, vi faccio sapere come al solito. Comunque il piano è pullare Fei Xiao, che ce l'abbiamo garantita, ce l'abbiamo garantita, perché abbiamo il 50-50 fallito con Yan Qing e 40 piti accumulate tra Jade e Yun Li. Quindi massimo 50 pull ce l'abbiamo. Spero di non dover arrivare a 50 pull, perché poi Robin diventa un sogno lontano, ma ce l'abbiamo, Fei Xiao, garantita. Il problema è Robin, perché Robin insieme a Ruan Mei è uno dei due personaggi migliori del gioco, e se io le avessi tutti e due, i miei problemi sparirebbero da questa terra, perché avrei queste due e potrei risolvere con facilità tutte le challenge, no, tutte no, però potrei gestire con molta più facilità, non risolvere ma gestire, tutte le cose Pure Fiction, Memory of Chaos, quelle che richiedono due team, perché in uno ci metto Robin, in uno ci metto Ruan Mei, arrivederci, grazie, abbiamo finito, ciao progettista, stiamo discutendo le strategie future per le waifu. Allora, quindi, il punto è, Fei Xiao garantita, Robin, speriamo, preghiamo Iddio che venga Robin. Se non dovesse venire Robin, quindi o dovessi fallire il 50-50, oppure non dovessi semplicemente riuscire a trovare il 5 stelle in tempo, useremo il Pity accumulato per Robin per ripullare Topaz. Perché Topaz è uno, ho visto che rompe i culi. Cioè, Topaz è uno dei migliori membri, ciao Papuz, dei membri. Topaz è uno dei migliori personaggi da avere E1, perché l'upgrade da E0 a E1 è una madonna scesa in terra. Dove invece altri personaggi, per esempio Acheron, tra E0 e 1 cambia un cazzo. E2 già diventa interessante, però, perché oggi pomeriggio mentre tagliavo la legna, come avevo detto su Telegram, mi stavo ascoltando video di gente che parlava dei idolon, chi conviene repullare, chi no, eccetera. E ho sentito Topaz con E1 c'ha un potenziamento del 50% in non mi ricordo cosa, qualunque cosa sia, comunque sarete d'accordo che è un 50% in più in qualunque statistica, tipo quindi è interessante. Detto ciò, quindi riassumendo, Fei Xiao, Robin, Topaz, questi saranno i piani per il prossimo mese e mezzo. Dopo queste tre si risparmia, si continua a risparmiare finché non tornano o Firefly, o Boothill, o Acheron. Io preferirei Acheron, perché avendo pullato Welt, gradirei usarlo. Avendo pullato Welt e avendo già pronto il Lightcon di Welt al massimo, non Super Imposition ovviamente, gradirei usarlo. Però vediamo cosa succede. Purtroppo Kafka dobbiamo metterla in secondo piano, ragazzi. Perché? Perché purtroppo siamo in endgame, non siamo più in early game dove qualunque personaggio ci metti 3 secondi a buildarlo. Qui per buildare un personaggio adesso ci vogliono almeno 2 settimane di farming free to play. Perché se, cioè, chiariamo, se giochi spendendo soldi ogni 3 secondi non c'è nessun problema, te lo fai anche in un giorno solo un personaggio. Spendi migliaia di euro in Stellar Jade che usi per riavere i cosi lì per farti le armature, eccetera, e passa la paura. Io però non so, io spendo al massimo 10 euro al mese in questo gioco, tipo abbonamento. Io faccio il Battle Pass e quindi per costruire bene un personaggio, se ho culo, mi ci vuole una settimana, se non ho culo, da 2 a 27. E quindi non posso più permettermi di dire pullo più personaggi possibili e via. Adesso sono nella posizione di dover dire ho questi personaggi, mi servono 2 squadre che rompono tutto. Una ce l'ho assicurata, perché Fei Xiao rompe tutto col setup giusto, e io il setup giusto ce l'ho già pronto. Per dare a Kafka un setup giusto, dovrei costruire un'altra squadra da zero praticamente, perché non ho Sampo, che è uno di quelli principali, era uno dei compagni principali di Kafka pre-Black Swan. Non ho Black Swan, non ho Gwynhyphen,
Non c'ho un cazzo di nessuno che mette i dot buono. Non c'ho nessuno. C'ho Luca, ma Luca non mette i dot buoni. Cioè, Luca è un merdone. Non proprio, però... Still free to play, guarda Rick, che io faccio 4 pull più di te, eh. Non è che più di te. No, 4 no, farò tipo... Quanto? 10 pull più di te al mese. Io pago quei 10 euro giusto per avere i materiali per potenziare i personaggi senza farmare. Episodio X esce stasera, non lo so, però mi stanno capitando sempre più trailer, video, musica, eccetera, quindi forse sì. Comunque, quanto siamo qua? 2.36. Qui ho deciso che quando raggiungeremo il 300 prenderemo Yanqing. Ho preso questa decisione perché Yanqing, ragazzi, come sapete, è il personaggio più forte del gioco, quindi non fa mai male averne uno extra. Cazzate a parte, ho deciso che qui, quando arriveremo a 300 pull garantite, prenderemo Himeko. Perché se effettivamente riuscirò a pullare Robin, Bronya non servirà più a un cazzo. O meglio, non è vero che Bronya non servirà più a un cazzo, però quasi. Cioè, quando Iron Mei e Robin, che sono i due support Harmony migliori del gioco, con Bronya simpatica, ma un po' te ci sciacqui le palle. Tutti gli altri, sti cazzi, l'unica è Himeko, che torna sempre utile in Pure Fiction. Quindi, incredibile come io sia passato dal voglio Clara al voglio Bronya o Himeko. Adesso voglio solo Himeko, perché tutti gli altri non ci faccio niente. Gepard è Aventure in scarso, Yanqing non ne parliamo. Bailu simpatica perché resta i personaggi, ma se hai Aventurin i personaggi non muoiono. Clara non mi dispiacerebbe, ma di sicuro non la prenderei con sta roba qui del 5 stelle garantito. Per i full carry serve sia Bronya che Robin. Dipende però. Perché tipo io Robin la userei nel team follow up. Io Robin la metterei nel team follow up. E nel team Hyper Carry, Super Carry, come cazzo si chiama, ci metterei... Non prenderei Acheron e due. Ci metterei Welt, Pela, Acheron e... Boh, Luocha, per non farli morire, che cazzo ne so. Per togliere i debuff e non far morire i personaggi. Cioè, il mio team principale sarebbe quello follow up. Perché tanto, ragazzi, il meta è o follow up oppure super break o hyper carry, però vabbè. Poi appunto c'è il team dot di Kafka, che gira intorno a Kafka, perché senza Kafka non lo fai un team dot finché non esce il prossimo personaggio. Io spero che non esca mai un personaggio che sostituisce Kafka, perché sennò ci rimarrò molto male. Spero che non esca mai un personaggio che è per Aventurin, cioè che è l'equivalente di Aventurin per Gepard per Kafka, perché sennò non sarò triste. Comunque, facciamo queste tre pull e poi andiamo avanti. Dai, un altro 5 stelle, via. No, niente. Ovviamente. Va bene. Effettivamente, ora che abbiamo appena pullato Welt, e il 5 stelle è lontano quanto... non lo so, le stelle. Piuttosto che fare uno a uno così, ci conviene aspettare di farne 10 alla volta. Tanto... perché non è solo Acheron, non è DPS più solo support. Sì. Però io potrei fare Hyper Carry Jinglyu, però non ne vale tanto la pena. Cioè, in mancanza d'altro lo potrei fare, ma perché farlo quando posso fare altro? Cioè, Jinglyu purtroppo non è più la bestia che era una volta, principalmente perché Oyoverse mi sa che si è scordata che l'elemento ghiaccio esiste. E quindi, niente, o nella prossima patch, nella 3.0, fanno una cosa tipo quella che hanno fatto per il tipo fisico e di fuoco, ovvero che potenziano il break, oppure basta, è andata, cioè non lo so. Poi ho visto gente un po' tonta, mi verrebbe da dire, che dice «Ah no, però Fei Xiao è una merda perché guarda quanto danno fa in più Acheron nel team Hyper Carry». Sì, bro, però nel team Hyper Carry il danno lo fa solo Acheron. Fei Xiao fa danni insieme a tutto il resto della squadra, quindi dovresti considerare anche gli altri. Vabbè, comunque, volevo dire un attimo una cosa.
Ecco, proprio Topaz mi serviva. Eidolon 1, che cosa fa? For a pattern di violenza del Death State, can take a fair instance. Death State increases the crit damage of follow up attacks and chilling target by 25%. Insomma, quindi ecco, Topaz E1 fa prendere il per un attacco dopo aver messo Proof of Palle, fa prendere il 50% di crit damage in più a un nemico. È interessante come cosa. E due, nostro Nambi takes action, top mastica, ma che, cioè, simpatica, masticazzi. Sì, la solita gente che parla per dare fiato. No, io la mia scelta, il mio investimento è più sensato. La PlayStation è molto meglio dell'Xbox. Tu hai comprato l'Xbox, quindi sei un coglione. Perché se no, se l'Xbox è un acquisto buono quanto se non più della PlayStation, vuol dire che sono io il coglione e non posso accettare questa cosa. Quello. Comunque. Allora. Il recap. Non ho finito col recap. Perché? Adesso devo un attimo trovarlo. Me li ero mandati su Telegram da solo, per trovarli più in fretta. Eccoli qua. Allora. Andiamo un attimo in una parte della mappa qui, per fare il recap. Che mi serve. Per spiegarvi meglio la situazione. Dov'era? Oddio, dov'era adesso? E chi cazzo se lo ricorda più dov'era? Forse... Mi pare fosse qui. No, forse era qua. Non mi ricordo in che zona l'ho trovato. Praticamente c'era uno di quei puzzle degli orologi. C'erano di quei puzzle degli orologi che ci ho interagito, l'ho risolto, ma invece di darmi il premio solito mi ha attivato tutta una cutscene strana, che adesso andiamo a leggere insieme, e mi ha dato un oggetto, che poi continua in una quest, cioè in una mini side quest che devo parlare con un personaggio. Il problema è che non mi ricordo... Ah, qui era qui, mi ricordo quel vicoletto di merda. Ecco qua. È sparito! Ma... Ok, allora. Qui c'era quell'orologio che vi dicevo. Questo tizio poi è apparso all'inizio della mappa e mi ha detto: bro, ma te c'hai per caso quella registrazione strana? Dammela. E io non gliel'ho data, perché ho detto, se gliela do avanza la quest. Lo faccio in live. Comunque, l'orologio è sparito e il tizio adesso mi sta scrivendo. Caro ospite, abbiamo appena ricevuto informazioni che una fonte di contaminazione molto pericolosa è stata detectata sulla tua persona. Sì, perché questo nastro, adesso vi faccio vedere, c'erano tre opzioni. Una di buttarlo via, una di tenerlo e una di lasciarlo dov'era. Cioè buttarlo via, affidarlo a loro, una di tenerlo e una di lasciarlo dov'era. Io ho deciso di tenerlo. Comunque, hai per caso raccolto una cassetta di un nastro di recente? Per favore sbrigati al Dreamscape Lobby Hotel e trovami. Come lo sai? Noi dalla Bloodhound Family stiamo molto attenti alla sicurezza, bla 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 bla. So che hai molte domande, ti spiegherò tutto tra poco. Più aspetti, più ti farà danni. Sbrigati a raggiungere l'hotel, ti aspetto lì. Ok. Vabbè. Era qui la creatura misteriosa. E qui il momento grasso. Vabbè. Momento grasso di Dark Souls. Adesso andiamo un attimo di qua su Telegram. Vi condivido lo schermo. Ecco qua. Benvenuti a... Welcome to Hell, sembra, tra l'altro, però vabbè. Una strana registrazione va e viene, diciamo, si sente a tratti.
La voce del narratore è come un cioè qualcosa che gratta su del metallo. Hi, this is Topaz speaking. Topaz, mi sono cagato Yotsuya? Addosso, porca troia. Hi. Aspetta. Jidola. Ecco, così sta zitto. Allora, la voce che parla sembrano dei pezzi di metallo che vengono vengono strisciati l'uno sull'altro, riempito di malizia e scorn, quel gioco uscito l'anno scorso. Risate, cazzi, esplosioni, eh? Caro ospite, benvenuto al Dream's Edge. Io sono la tua guida, Clocky. Però immaginatevi Clocky satanico. Per assicurare a tutti un piacevole soggiorno, anzi un piacevole viaggio, ricordatevi le cose che vi sto per dire mentre girate l'hotel, i cazzi. Primo, una specialità del Edge, the Dreamscape Phantasmagoria. Questo incredibile edificio huge flowing building forms. Ok, questo enorme edificio fluente, non lo so, forma non solo il paesaggio, ma anche un ecosistema locale unico. Una forma di vita senziente che può reagire al tocco degli ospiti. Per favore, non toccate, vandalizzatelo, disegnate graffiti. Se il terreno o gli edifici si agitano all'improvviso e tremano, non fateci caso. Cioè, non panicate. Sono probabilmente causati dall'attività periodica della fantasmagoria o dagli ospiti che lo toccano e di solito non durano tanto. Questa cosa implica che se tocchi l'edificio ti mangia probabilmente, tipo un gigantesco mimic. Se trovate un edificio che vi piace, potete entrare e visitarlo senza comprare biglietti aggiuntivi. Per favore selezionate con attenzione gli edifici da visitare, visto che ogni ospite ha soltanto una esperienza di turismo ottimale disponibile. Cazzi cazzi pazzi pazzi. Soul Glad at the Plaza. Un hamburger volante, non lo so. Clocky Pizza, ti fa l'elenco dei piatti, tutto il menù. Di tutti i tipi, con sapore ricco e... cerco di andare giù, ma mi scordo che andando giù va al prossimo. Con quel sapore ricco e fresco fresco e ricco di vari nutrienti. Sembra scritta da Spamton questa cosa. Comunque, per recuperare in fretta vita e vitalità del cliente. Il cibo e bevande sopra menzionati sono tutti offerti agli ospiti completamente gratis. Sentitevi liberi di prendere quello che volete. Evitate di dare la caccia ai residenti locali o altre creature selvatiche. Va bene. Bla bla bla, cazzi... ecco le attrazioni più popolari che vi consigliamo. Soul Glad Bonanza. Balla insieme alla Sweet Dreams Troupe, che dovrebbero essere gli strumenti che si suonano da soli, se non sbaglio, la Sweet Dreams Troupe. Traup, non lo so. È da Hollow Knight che cerco di capire come si pronuncia questa parola. Che cosa stai aspettando? Vieni, apri la tua mente, libera la tua pressione e fai versare un po' del tuo sangue. Origami Bird. Andiamo avanti come se non fosse successo nulla. Questi uccellini laboriosi viaggiano per la città ogni giorno cercando i loro materiali preferiti per riparare i buchi nei loro corpi che non possono essere riempiti. Come Gurrank che mangia la radice mortale per... i cazzi. Ma le Phantasmagorias sono troppo cheap, che potrebbe voler dire tirchi come poco costoso, non lo so, e i locali non danno alcun supporto. Cioè i residenti locali non danno alcun supporto. C'è qualche tipo di visitatore che gradirebbe aiutare? Poi roll up, non so come tradurlo, rollate, fondete il vostro corpo e la vostra mente in questa bellissima operetta musicale. Swing freely with the strings, suonate le corde, fate su e giù sul pistone di ottone, non lo so. O sentite il ritmo della tastiera e dei tamburi, cazzi, non lo so ragazzi, non so i termini musicali. Godetevi la gioia, non proprio gioia, divertimento eterno.
con questa musica eterna finché la vostra anima non si fonderà con questo mondo. Statico statico, suono di impatto di oggetti pesanti che colpiscono per terra. Quindi la opening, la ending 3 di Chainsaw Man, ma solo la parte finale, quella dove sbattono padelle, eccetera. Eccolo qui l'orologio. Allora, qui non mi ricordo cosa diceva, perché non ho fatto in tempo, cioè non... Ma forse l'ho screenshottato anche dopo? No. Aspetta, well then. No, questa è un'altra cosa, mi sa. Sì, è un'altra cosa. Allora. Ok, quindi qua dice, ti senti ancora più arrabbiato dopo... Ah, ecco, raccogli quindi la cassetta sospetta di cui ti parla... di cui ci ha parlato il tizio prima. Raccogli la cassetta sospetta. Una cosa è certa, una singola emozione, sei ancora più arrabbiato. Senti una presenza che non puoi percepire, che ti gira intorno. Avida, spessa e pronta a colpire. Abbassi la testa e guardi la cassetta nelle tue mani. Quell'oggetto così poco sospetto, Farima, sta emettendo qualche tipo di attrazione irresistibile, tipo l'anello di Sauron, cercando di attirarti nella nel pantano. Cosa farai? Lo dai alla famiglia, te lo metti in tasca. Allora lasci dov'è? Io ho scelto te lo metti in tasca. Sei sicuro che vuoi fare questa cosa? Ti dice il narratore. Sei sicuro? Ma sei sicuro? Questo è il DM. Prendo il pugnale maledetto sul muro. Sei sicuro? Sì, ma perché? Sei sicuro che vuoi toccare il pugnale maledetto sul muro? Vabbè. Sei davvero sicuro? Le lezioni imparate lungo la strada non ti hanno insegnato a essere più cauto? Vabbè, fai te. Nessuno può far calare la curiosità di un trailblazer. Proprio come nessuno può impedire a un tasso di rendere un bidone dell'immondizia il proprio parco giochi. E allora, stay tuned. Vediamo che sorprese questa strana cosa porterà da te. E qui, adesso io non ho fatto in tempo a fare lo screenshot, però praticamente all'inizio e alla fine di questa cosa, cioè prima di questo messaggio e dopo questo, c'è stata tutta una distorsione strana, schermo, suoni, eccetera, mi sono cagato addosso. Mi è dispiaciuto un po' farla senza di voi questa cosa, ma regà, era letteralmente un puzzle identico a tutti gli altri, non c'era nessun modo di sapere che quello fosse speciale. Altrimenti avrei detto, questo puzzle sembra speciale, magari lo lascio lì e lo faccio lì. Non potevo saperlo. Stavo solo esplorando e facendo completismo. Allora, questo qui invece, se non sbaglio, questo... Allora, torniamo un attimo in gioco. Praticamente, mentre esploravo, sono riuscito a raggiungere questa zona qui e mi ha dato addirittura un achievement a raggiungere questa zona, perché era relativa un pochino nascosta. Esatto, Alastor, stavo pensando anche... Ah, mi sono fatto male. Comunque, sto cercando di essere iper energetico, perché così almeno facciamo un'oretta densa, un paio d'ore dense, e posso chiudere la live senza sentirmi in colpa. Detto ciò, mi sono davvero fatto male. Comunque... Quindi sono arrivato qui, mi ha dato l'achievement e c'era tipo un bancone, un tavolo da biliardo, non mi ricordo. In realtà... Ah no, non era qui. Non era qui, era qua. Ci andiamo un attimo. Ci andiamo un attimo. Per vedere se mi ricordo bene. Comunque, confermato che questi qui sono palloncini a forma di boss stone, perché... ho trovato, mentre esploravo, dei palloncini in punti normalmente irraggiungibili e che potevano essere colpibili soltanto con un personaggio che colpisce a distanza, e infatti colpirli mi ha dato dei trofei, e i trofei dicevano: distruggi il palloncino di boss stone nascosto a Penaconi nella zona X. Quindi quelli sono ufficialmente roba di boss stone. Allora, credo fosse questa la zona in cui ho sbloccato quel dialogo, ma potrei sbagliarmi. Comunque, andiamo a leggere il dialogo adesso. Appena ti avvicini, i vasi e le padelle... Le pozze... Vabbè. Le vettovaglie sul bancone si muovono all'impazzata. Come in quella canzone di Mago Merlino, La spada nella roccia. Ricordo che devo fare così, sennò questa fa casino.
gulp. Bevi, vieni a bere la Soul Glad, è molto buona, dice, punto di domanda, guardiano. Adesso? Stai scherzando. Aspetta, ma mi ricordo di te. I convicts, che cazzo era i convicts? Era tipo... Aspetta un attimo, convicts. Mi viene da dire tipo i condannati, ma non dovrebbe essere condannati. Vediamo. Convicts. Produzione. I detenuti, ecco, non i condannati, i detenuti. Esatto, guardiano della prigione, e quindi qui i detenuti della prigione stessa. Va bene. Allora, tornando a noi. Mi ricordo di te, i detenuti ti stavano tifando per te alla lobby. Potresti essere il loro capo, forse? Ah, oggi è una giornata gioiosa. Lascia che prima alzi il mio bicchiere a voi. E faccia un cin cin a voi. Alla salute, amici miei. Una giornata gioiosa. Ah, per te, magari. Si sente uno sparo, seguito da un suono di qualcosa che cade. A terra, proprio, pesantemente. Oppure Barry di Pokémon Platino che esce da casa sua e ti sbatte addosso. Probabilmente spaventato dal fatto che i prigionieri stiano che il prigioniero stia ancora respirando, il guardiano aggiunge un po' di proiettile e finisce il lavoro. Io stavo per dire, magari questo prigioniero, questo punto di domanda, era il Watchmaker quando questa zona era ancora una prigione. Eh no, però se gli ha sparato... Ma cos'è questa bevanda zuccherata che i detenuti bevono tutto il giorno? Gli sta facendo marcire il cervello. Ehi voi, pulite qui. Quando torni in te, senti una rabbia che ti esplode dal petto. E qui mi ha dato un Angry Gear. Quindi Sbura è molto indignata da questa cosa. Cambiamo di nuovo zona. Perché... Sbagliato. Perché ho completato tutti i puzzle degli orologi di questa zona. E dove cazzo era adesso? Era qui? No, dov'era? Ma non lo so dov'era, perché è sparito. Oh, fuckeroli. Era qui. No, non era qui. Dove cazzo era? Chi se lo ricorda più? Il tizio che ti diceva, ah, me raccogli il puzzle degli orologi, i blocchi blu, che poi se li raccogli tutti ti do un premio. Mi ricordo vagamente la conformazione della stanza, ma non mi ricordo dov'era. Forse era il Dream... No, non era il Dream's Edge neanche per sbaglio. Credo fosse qui, ma non... Palle. Era tipo... No... Sì, forse era qui, eh? Perché mi ha tolto l'icona, quindi non ho idea di dove fosse. Comunque, in caso non riuscissi a trovarlo, che mi sa che è quello che succederà, in caso non riuscissi a trovarlo, era quello che l'altra volta, dopo avergli dato le cose, aveva fatto spawnare un tavolo da biliardo nella stanza in cui era. Qui? Ma no. Quanto è inquietante la musica di questo posto. Non diventa così. Allora, sarà a sto punto al Reverie. Dove però? Qua non era. Forse era qua. Sarà qui? No, ma qui non c'era, me lo ricordo. Piano 2. Piano 2 è lì, niente. Piano 1. Se non lo trovo, raga, adesso lo malvendo, eh. Boh, non mi ricordo assolutamente dov'era. Non credo fosse nella realtà. No, infatti. Boh, più boh di così non si può. Vabbè, non importa. Comunque, oltre al tavolo da biliardo,
Aspetta un attimo che stavo per rifare lo stesso errore. Oltre al tavolo da biliardo, ha fatto spawnare anche dei blocchi da costruzione, tipo. E interagendo con quei blocchi da costruzione, appare questa cosa. I blocchi da costruzione recuperati dai Dream Tickers sono stati accumulati qui. Dream Tickers non sappiamo che cosa siano. Almeno io non so cosa siano. Ah certo, sono gli orologi che risolvevo. Va bene. Sono i tizi a forma di clocchi che mi davano i puzzle. Emanano un'aura sinistra. Ti sembra di sentire questi blocchi che ti sussurrano. Non fare finta di essere più qualcun altro. Nell'istante in cui tocchi i blocchi, un pensiero peculiare attraversa la tua mente. Inizi a dubitare che tu non sia Sbura a questo punto, ma un attore a cui è stato fatto il lavaggio del cervello che sta vivendo in un falso sogno. O comunque in un sogno falso. I pensieri precedenti stanno sparendo. Ci è mancato poco, sei quasi impazzito come quei Dream Tickers. E questa cosa è possibile, se non probabile, che sia legata a Sparkle. Perché è esattamente quello che è successo a Sparkle. Ricordate il trailer Who is Sparkle, Am I Sparkle, eccetera. È possibile che quei blocchi siano legati in qualche modo alla lore di Sparkle, eccetera. Quindi adesso, visto che comunque è tutto legato a sti cazzo di orologi di merda, andiamo qui e diamo la cassetta al tizio e vediamo che ci dice. Eccolo. La bizarre tape. Che succede? Vabbè, questi sono tutti i dialoghi che spiega che... Anzi, leggiamoli, perché giustamente io l'ho letti, voi no. Lunga storia, abbiamo notato che c'è qualcosa che non va. Ci sono stati un sacco di assalti alla Sweet Dreams Troop. Va bene. La loro coscienza ha mostrato segni gravi di contaminazione. Il colpevole ha sempre lasciato dietro di sé una cassetta, proprio come quella che hai tu. Sembrano essere queste cassette la fonte della contaminazione. Gli organismi viventi che entrano in contatto con esse diventano estremamente irritabili e facilmente incazzosi, non lo so. Provando un senso inesplicabile di paura, a volte al punto di avere allucinazioni terrificanti. La droga in formato cassetta. Se l'esposizione persiste, la loro mente potrebbe completamente collassare nel tempo. Una di queste cassette è stata nascosta così bene che ci abbiamo messo giorni a trovarla. Quando ne abbiamo sentito parlare, siamo andati a investigare. Anche la dreamscape intorno a questa cassetta aveva cominciato a deformarsi. Non posso divulgare troppe informazioni a un civile, cioè a te, però dovresti sapere che la famiglia metterà il suo massimo impegno nel tenere al sicuro i clienti, gli ospiti. Per fortuna è stata scoperta in fretta, dai dammela. E noi stavolta gliela diamo. Anche tu ti sei impegnata molto. Risolveremo questa questione molto presto. Ecco, prendi questo per calmarti. Ah, va bene. Ah, per calmarmi una TV con lo statico. Va bene. Non raccogliere nulla di pericoloso. Chissà se me la sarei potuta tenere e magari avrei sbloccato qualcos'altro tenendomela. Spero di no, perché vorrebbe dire che mi sono perso una quest interessante. Però, in caso, me la sono persa mostrandovelo. Quindi, ora abbiamo fatto tutto, vorrei fare un'ultima prova prima di proseguire. Mi sono interessato, col passare del tempo, alla lore degli uccelli di merda. Perché? Prima non mi interessava, solo che poi è apparso Dr. Blues e mi ha detto: bro, va che gli uccelli hanno la lore incredibile. Quindi voglio provare adesso a chiedere al primo degli uccelli che incontriamo la lore dei suddetti. Se sarà una rottura di coglioni, non la chiederemo anche agli altri quattro. Poi in realtà
ho scoperto, perché non me ne ero accorto prima, l'ho scoperto, che ogni volta che io facevo un puzzle di Hanu mi dava tipo una roba da leggere che parlava appunto della storia di Hanu. Hanu sarebbe il lupetto, quello che fa. Ah, loro... Mr. Leslie disappeared. Regà. Cazzo, la quest di Leslie. Ma che succede? Il signor Leslie stava qui giusto un secondo fa e poi all'improvviso è sparito. Forse è stato svegliato da qualcuno. A me è successo. Leslie è quello della quest di cui vi parlavo l'altro giorno. Non sai mai se la persona con cui stai parlando si sveglierà all'improvviso e sparirà. Il mio autografo è solo finito a metà. Ah, vabbè, glielo farò completare la prossima volta. Chissà quando il signor Leslie entrerà nel sogno la prossima volta. Raga, mi spiace. Ma in realtà meglio così. Allora, merda. Dammi la lore. Dimmi la storia degli Origami Birds. Ah, vedo che anche tu sei interessato nelle mie gloriose imprese. Potrebbe essere una roba alla Tammy Village, questo, eh. Potrebbe essere Rich History of Tam. Glielo chiedi. Ah, Tam has rich history. Very. Fine. Fine della lore dei Tammy. La Gold Leaf Plaza è stata costruita da gemme e rami d'oro e foglie, the Fallen Leaves. Non c'è posto più carismatico. Gli abitanti della città si radunano per danzare alla piazza ogni notte. È anche il posto più visitato di tutta Dreamville. Capisco. Parlami degli Origami Birds. Gli uccelli origami simboleggiano le parti più belle di Dreamville. Da sogno fluffy e graceful. Guarda, ho perso ogni forma di interesse. Andiamo a fare la quest. Andiamo a fare Black Swan, che magari sarà più interessante. Allora, per Black Swan devo andare da Edward, che dovrebbe essere in questa zona qui, se non sbaglio. Non mi pare ci siano altre cose lasciate in sospeso. Sto cercando di pensarci, ma non mi pare di essermi dimenticato nulla. Tanto ho esplorato, ho fatto cose. No, fatto. E se mi sono scordato qualcosa vuol dire che non era così importante. Edwardone, ecco qua. Trailblazers from the Astral Express. Welcome to the Dreamscape Sandstorm. Perché Trailblazers? Plurale. Ah, tra l'altro, avevo una piccola lamentela. No, mi era sembrato di sentire una cosa. Avrei una piccola lamentela da fare a Star Rail. Ovvero, Himeko. Ci siamo... Abbiamo... Ovviamente... Allora. Marzia, te ci affezioni subito. È ok. Ding Dong, un pochino te ci affezioni a Bellobog, ma impari davvero ad apprezzarlo alla flotta Blizz Blondes. Perché scopri la sua backstory, eccetera. Welt, che tecnicamente, actually, visto che il suo nome deriva, anzi è il tedesco per la parola world, sarebbe Welt, perché in tedesco la W si legge V, non W, non è Welt, sarebbe Welt. Però, a parte questo, Welt, lo chiameremo così perché sono impazzisco, anche lui... Prima era un personaggio molto misterioso, poi c'è la parte in cui ci accompagna sulla flotta e impari a conoscerlo, capisci che sì, ha i suoi momenti seri, ma in generale è un vecchio super chill che si diverte a secondare le cazzate delle nipoti, praticamente. E quindi vabbè. Himeko è l'unico personaggio dell'Express, oltre a Pom Pom, ma Pom Pom può anche rimanere inesplorato per quanto mi riguarda, tanto è una mascotte. Himeko è l'unico personaggio dell'Express con cui non abbiamo ancora davvero legato. E un po' mi dispiace questa cosa. Spero ci passeremo più tempo a Penaconi. Perché quando hanno detto che a Penaconi saremmo andati tutti, tranne Ding Dong, io ho pensato, oh dai, che bello, così finalmente approfondiamo tutti i personaggi, soprattutto Himeko. Perché Himeko per ora è quella che fa il caffè, è un po' la mamma del gruppo, però in modo molto distante, cioè la mamma quella di Omori,
che ti lascia i messaggi in segreteria e poi ciao. E ha usato il laserone contro Cocolia. Ha avuto un piccolo show off con Kafka quando è arrivata Kafka a dirci andate alla flotta. Ha fatto un pochino la Karen quando siamo arrivati appena a Coni, però a parte quello niente. Io speravo di passare più tempo con lei e invece il gioco ha detto vaffanculo, Marzia, Himeko e Welt vanno ognuno per cazzi suoi e tu stai con Firefly, con Acheron, eccetera. Che ci sta, eh? Ci sta. Perché hanno voluto introdurre tanti personaggi e quindi gli danno spazio. Ci sta. Però porco due, Himeko la conosco da inizio gioco e a parte sapere che mi ha salvato il culo tipo tre volte, non so un cazzo di lei. E le piace il caffè ed è l'ingegnera dello Star Rail, ma a livello di personalità io non so un cazzo di Himeko. Cioè non so qual è una cosa di lei che non ti aspetteresti. Dove invece, per esempio, Marzia dici, qual è una cosa di lei che non ti aspetteresti? Che in realtà lei usa l'arco ma vorrebbe usare la spada, perché la spada è da veri guerrieri. Ok, qual è una cosa di Welt che non ti aspetteresti? Che gli piace l'animazione. Poi per carità, il fatto che gli piace l'animazione... Anzi no, non che gli piace l'animazione. Che... gli piace assecondare le cazzate che dicono Marzia e Sbura. E non te l'aspetti quando lo vedi. Quando vedi Welt pensi che è il personaggio super serio, anche perché quando... cioè, quando appare Welt per la prima volta è quando ti salva lì dalla Doomsday Beast, che c'ha gli occhiali con i riflessi classici anime, che sembra veramente Aizen, e risolve il problema muovendo il bastone una volta e poi va via in silenzio senza dire nulla. Cioè dice, oddio, questo è il personaggio super edgy, No, quello è Blade. Il personaggio super edgy è Blade. Ma in realtà anche Blade un po' lo approfondisci, eccetera, eccetera. Per quanto anche Blade mi piacerebbe vederlo di più. Mi piacerebbe vedere di più in generale degli Stellaron Hunter. Che da quello che ho visto avremo modo di farlo, magari proprio attraverso Edward. Magari proprio attraverso Edward. Perché siccome lui ci può far vedere i ricordi altrui, magari vedremo i ricordi degli Stellaron Hunter. Chissà. Perché mi è arrivata una clip che ho evitato subito, ma ormai i primi 2 secondi li avevo visti, che c'era una scena in cui c'erano Firefly e Silver Wolf Hologramma che parlavano e il protagonista non mi pareva ci fosse in quella scena, quindi o era un ricordo oppure per una parte di gioco interpreti Firefly, non lo so, come la volta scorsa. Anche se la volta scorsa stavamo seguendo l'ologramma di Firefly, non la stavamo interpretando. Però... andiamo avanti, detto ciò. Trailblazers dell'Astral Express, benvenuti alla... Da quanto tempo, occhione? Long time no see. Time. Finger guns. Canonicamente qui Sbura fa le finger guns all'occhio. You must be here to experience those dream puppets. I've already made the necessary preparations. Be careful. We didn't pass the safety inspection stipulated by 027 damage Ferris and Article 076 Leo. Himeko verrà sicuramente. Allora, aspetta. Ancora 2 versioni da giocare, certo. E Himeko verrà esplorata sicuramente più avanti, certo. La cosa che mi dà fastidio è che bisogna aspettare così tanto per esplorare un membro del party che c'è da inizio gioco. E quella è la parte che mi dispiace. Che poi in ogni gioco Hoyoverse Himeko fa una brutta fine. In Star Rail Himeko ancora non ha fatto una brutta fine. Io non vorrei che ce l'approfondiscono proprio poco prima di ammazzarla, perché se tu me l'approfondisci molto prima Himeko, poi quando muore io soffro ancora di più. Se me l'approfondisci subito prima che muore io ci rimango male, ma meno di quanto avrei potuto. Vediamo come va. Adesso qui per le Dream Bubbles, ho fatto tutto quello che serviva. Abbiamo superato le cose sulla sicurezza, bla bla bla. However, this dreamscape will feature unfiltered and unpolished fresh memories. It will make for a very vivid experience. Veteran gamers call this type of dream a thrill dream. I don't know if you're into that kind of thing.
If you feel any discomfort, please leave the dreamscape immediately and seek professional medical help. Allora, quindi volevo dire una cosa, non me la ricordo più, dico quest'altra cosa. Ricordiamoci che noi adesso stiamo per vivere un ricordo dato a Edward da Black Swan, che apparteneva, dice lui, a un trailblazer, forse uno di quelli che stiamo cercando. Per quanto abbiamo visto che qui di trailblazer ce n'è anche una che non è una di quelle, forse non è una di quelle che stiamo cercando, quindi chi può dirlo? Luckily I just so happen to be an excellent doctor. Eh beh, chiami dottor Edward, lo speravo. Ah, ok. Let us begin. Please, close your eyes and rest your forehead on the dream. Chissà se Black Swan arriva dopo, dentro al Dream Bubble, o semplicemente non c'è. Oh yes, I nearly forgot. Ah, ecco. Bastava chiedere. Girl mentioned something before she left. The nature of this memory is special. Don't ruin the dreamscape experience for anyone else by spoiling the ending. Ok. Ok. Quindi fa questa missione, non dire ad altri come finisce. Va bene? Va bene. Io non ho mai sentito parlare di questa cosa, quindi per quanto ne so... In my estimation, there is no question about it. This is murder. Oh no, murder mystery. Murder. Such a foreign word to us. The people of Penacony could never come to any harm while under the watchful protection of the family. Mi è tornato in mente un meme quando Tizia ha detto murder. Abbasso un pochino. Mi è tornato in mente un video che ho visto tempo fa. Tipo... Gesù nasce e ci sono i tre re magi che gli portano i doni. E c'è quello che porta la mirra, che in inglese si dice myrrh. E ho detto, e tu cosa mi hai portato? E ti ho portato la myrrh. Oh, che bello! Murder! E si toglie il cappuccio. E Gesù fa, oh no, Giuda! E finisce così il video. Scusate, mi ha ricordato sta roba, volevo condividerla. Comunque, murder, una parola così estranea a noi. In a dream, even if you're bashed a thousand times with a hammer, at worst you'll still wake up in reality in a hotel. Ma Black Swan ha un neo qua dietro. Not necessarily. Even if the result does not constitute harm, the criminal intent is clear enough. You specifically came here to cordon off the scene because of the unsavory nature of this case, right? Questa, ricordiamo, è Sparkle, non è Sampo. Sampo in teoria è ancora Belobog. A meno che questo non fosse Sampo che è venuto un attimo a Penacony, ma non credo. You're not wrong. Even if there are no casualties, being smashed over the head with a hammer in the middle of the street for no reason at all. This is not the kind of thing that happens on Penacony. You are guests at the Oak family, so you may investigate the crime scene. I'll be on standby over here. E quindi Black Swan e Sparkle collaborano. Come abbiamo visto... Come abbiamo visto all'inizio di Penacony, quando giravamo con Acheron. Nella cosa, quando eravamo ancora sul treno, eccetera, eccetera. Perché effettivamente loro due erano insieme. E non mi ricordo di cosa parlavano. Non ho idea di cosa stessero parlando, però... Allora, sei una strega? Come hai fatto a convincerli all'istante che siamo delle specie detective? Io non riesco a non pensare alla quest che ha fatto Sidonia nella scorsa live di Metal Gear di risolvere l'omicidio. Sto pensando solo a quella. Non penso ci siano conseguenze, sono curioso di sapere come li ha convinti. No, quindi sti cazzi, non spiegherò. Just some suggestions at the memory level. If something happens in everybody's memory, then that something becomes a fact. Giusto, tolto. Rather than hearing endless explanations, would you like to experience it for yourself? No, no, no! Hey, you can save that for the enemy. Then on to the next order of business.
Let's discuss your companion, shall we? Companion? Memo keeper of the Garden of Recollection. Salve! I've been watching you for quite Rasmonidianas. You stole a glance at me when you first entered the hotel. You followed me wherever I went inside the dreamscape. In the windows along the commercial street. In the pond water reflections of the Idean Park. Even in the reflections of the wine glass. Everywhere. Quindi i Memo Keeper possono osservare dagli specchi. Come Giratina nel film di Giratina, però. Vabbè. My dear, do you have a crush on me? O comunque dai riflessi, non dagli specchi. Seeing as you're so interested in me, let's play a little game. I left a puzzle for you near Otimo. Solve it and prove that you're capable of pleasing me. If you can solve it, then we can talk. Don't leave me waiting, my dear. Before Panicone gets flipped upside down, try to find me. Io sto cercando di regolare l'audio, ma è difficile. And stop me. There's actually more than one memo keeper who's come to Panicone. She's mixed me up with someone else. But no harm, no foul. The address that the mask gave you is right here. But you never would have thought that when Miss Sparkle mentioned a game, she was talking about wanton slaughter on the streets of Panicone. Quindi Black Swan non sa che questa è Sparkle. Such a direct act of provocation is enough to get my competitive side worked up too. Madam, forgive me. I had no idea about anything she said. As you saw, I went through a brain scan and everything. I'm just a friend helping her deliver a letter. That's all. Oppure sta mentendo. This was actually a declaration of warfare. They say you shouldn't kill the messenger. So, maybe you can just, you know, let me go. You all are the big shots. Big here. Shot. I'm really not on your level. Mm-hmm. Dizzy. What a frightened look you have. Don't worry. Since this has nothing to do with you, I won't be suspecting you of anything. Why don't you come take a stroll with me? Comunque Sampo, per quanto si impegna al doppiatore, è un peccato che si muova così poco. Being an assistant detective. Oh, fine. It's all fine. No big deal. Allora, o Sparkle è capace di ingannare perfino una memo keeper come Black Swan, oppure Black Swan sta mentendo e sa benissimo che quella è davvero Sparkle, per quanto chi è Sparkle? Le palle. Oppure opzione 3, quella è davvero Sampo per qualche motivo. Allora, un team con Black Swan come funziona? Come funziona? Di certo non con Welt e Pela. Ma Aventurin può rimanere. Vabbè, mettiamo loro che non si sbaglia mai con questi, tre insieme. Tanto Topaz ormai è la mia main DPS. Ok. Cosa fa la... Make a wish. Ok. E qui dietro cosa c'è? Un cazzo. C'è... Ah, non posso morfare? No. It's morphin' time! Devo parlare con la tizia. Va bene. If there's anything you'd like to know, please ask away. Riguardo la vittima. Who was the victim? An IPC employee named Shamari. Mai sentito? Eyewitnesses reported that a tall, strong man wearing a large robe with long sleeves walked right past Shamari and suddenly assaulted him with a hammer. Shamari collapsed on the spot and woke up from the dream. The murderer vanished in a flash. Ooh, that sounds just like Sparkle. Her best asset is transforming her appearance to look like someone else. Ma davvero? Tu pensa? Chi l'avrebbe mai detto? Riguardo la Sweet Dreams Troop, così
magari capiamo chi è di preciso lo Sweet Dreams Troupe, perché a sto punto mi sa che mi sono confuso, non saranno gli strumenti musicali senzienti. Who are those two little guys? Ah, ma sono questi, ok. Seems like the assailants stole the troupe from elsewhere and deliberately placed them here. But nerve, they don't even have the slightest consideration for public order. Those two have clammed up. I wonder if you two could help pry open their mouths. Okay, li devo menare. Looks like a puzzle that Sparkle has left behind for you. Le prove? Any leads yet? Indizi? This is a developing case, so there aren't many clues yet. C'è un martello enorme. All we have to go by are the weapon used by the assailant and the victim's ID. Col logo di Sparkle. O meglio, con quello che io mi immagino essere il logo di Sparkle. They're trying to provoke us. Despicable. Ok, evochiamo la vittima. Where's Mr. Shimari right now? I'd like to meet him. I'm afraid you can't. The Oaks came forward and calmed him down. Mr. Shimari expressed that he understands the unpredictable nature of dreams and went on to vacation in another dreamscape. Best not to bother him. Vabbè, non è morto. Experiences always have to come first. Oh, I'm afraid by the time we find him, half of Penacony will have been sent back to reality by Sparkle. Looks like we'll have to play this little game of Sparkles then. Sì, dai, dai, Black Swan sa benissimo che Sparkle sta mentendo, dai. Cioè, dai, dice, allora dovremmo proprio stare al gioco, mi sa. Con tono un po' accondiscendente. Lady Black Swan, you're here! I'm the constable, and this here assisting me as the bailiff for this case. Mr. Cold Feet, why'd you do it? Ma questi nomi alla Phoenix Wright? So talk after all. Miss Black Swan, they're heading straight for you. Don't interrupt, I wasn't talking to you. I understand Lady Black Swan has quite the intellect. I'm sure you'll be able to get to the bottom of the Sparkle murder case. The Sparkle murder case? Wasn't the victim Shimari from the IPC? Vabbè, perché? Ha organizzato Sparkle. The victim is evidently none other than the matriarch of the Goldhammer family, Miss Sparkle Goldhammer. Ok. Oh, I guess Miss Sparkle has written herself into the skit here. Ah, okay, okay. And this has nothing to do with the actual case. Goldhammer? Is that her real surname? Non lo so, non credo. Never heard of it. Goldie Hammer. Sparkle doesn't sound like a real name either. Miss Sparkle was supposed to receive 3 valiant warriors at the Goldhammer residence today, but upon their arrival, all they found was her body. Miss Sparkle had been smashed over the head by a hammer and died on the spot. Such a brutal act of violence. My investigations discovered that the 3 warriors were supposed to escort supplies back to their territory the day before, but they were unexpectedly ambushed by the Annihilation Gang. Cazzo c'entra l'Annihilation Gang? They narrowly escaped and barely got away with their lives, finding their supplies almost completely raided. So they all shared a motive for killing Miss Sparkle. Nel senso, perché dovrebbero essere qui? Dopo quello che hanno subito. Fare una stronzata, un po' una stronzatina. Is the case closed? Perfetto, andiamo a casa allora. No, there can only be one murderer. It's not an unsolved mystery if there are 3 murderers. Come no? Hang on. Giulio Cesare non è d'accordo. Ci può essere solo un assassino, ma come? If you can't justify it, don't bother. Got it! Those 3 were all vying against each other to be number 2. They couldn't have cooperated on anything. So it must have been one of them acting alone. Io sono molto confuso su quello che sta succedendo, comunque. That actually doesn't make much sense. Even if they were on bad terms, those 3... Please begin your investigation, Lady Black Swan. There are lots of clues. Sì, magari iniziamo un'indagine. I've got the case file right here. If you want to learn more. Va bene. Allora, Lady Black Swan, allow me to introduce the 3 suspects to you. Lefton, Zhongshan, and Wright.
Ah, bello, perché allora left on left, right, perché sta right, Zhongshan, perché Zhong in cinese vuol dire centro. Infatti, adesso non mi ricordo. Non mi ricordo. Oddio, come si dice? Che palle. Non mi ricordo come si dice Cina in cinese, proprio la pronuncia. Però i caratteri, se li prendi e analizzi il significato, vuol dire paese del centro, perché la Cina, come tutti i paesi, si vedeva come il centro del mondo. Cioè, diceva, noi siamo al centro e tutto il resto ci sta intorno, no? Anche l'Europa, dice, noi siamo al centro, il meridiano di Greenwich, un po' tutto il resto. Anche gli Stati Uniti, no? Quindi, left on, center shan e right. Lefton is one of Miss Sparkle's chief lieutenants, whose right hand was unfortunately severed while he was valiantly fighting off the Annihilation Gang. Gli hanno tagliato la mano destra, come Revolver Ocelot. How tough that must be! Then there's Zhongshan. This guy's a coward who ran away as soon as a group spotted some bandits along the road. He ended up smashing into the side of a cliff and getting his face disfigured. Zhongshan c'ha la faccia distrutta. As he used to be one of the rare handsome men left around town. Last of all comes Wright. This guy was so insatiably greedy that he still came back to try and embezzle the rest. Wright, sono state rotte le gambe, come Goku contro Vegeta. I'm confused here. Left on right? Is this some kind of joke? Ma no, ma ti pare? What? Where did you get that idea from? Do you need me to go over it all again? No, no, tranquillo, capito. That won't be necessary. Ora, left on, braccio destro. Jong, 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 Tron, faccia, e right, brosk, gambe. No wonder you're a memo keeper. Sì, so proprio io. Ok. Investiga la scena del crimine. Indaghiamo. Look, an ID card. Talent, motivation. Mr. Shimari's belongings should have disappeared alongside him as he woke from the dreamscape. The fact that this ID is here means Miss Sparkle placed it here on purpose to prove. Ah, scusa, pensavo avessi finito. Vabbè, Sparkle c'è per culo. Nulla di nuovo. Holy moly! This hammer is super heavy! This must be the murder weapon for the Sparkle murder case. No. Eccoci qua. The Sparkle also possiamo proseguire. To attack Mr. Shimari. E smettila di svanire. I'm barely able to lift this using both hands. I have no idea how Sparkle could ever use this to hit a target. Comunque, io da questa quest non so cosa mi aspettavo, ma non questo. Is that all the evidence? How were we meant to solve this with so little to go on? Salve. Oh, you scared me! When did you pop out? The two pieces of evidence that you found are related to the attack on Shimari. Miss Sparkle didn't leave them lying around for no reason. They're clues to the puzzle. But there are still some other clues that were placed in other areas, so they won't spoil the crime scene. Isn't that a bit unnecessary? No, no. It's disruptive to have a stack of irrelevant things crowding a crime scene. Miss Sparkle is a law-abiding citizen who'd never bring extra trouble to the family. The game's a... No! Come? Seems quite nice of her, if you ask me. 09, 10, 0... Oh, cazzo! Ah no, aspetta però. UTC... Però questo è il server europeo. Ragazzi, spero che non ci stia dicendo che tra mezz'ora ci staccano tutto. Aspetta un attimo. Fammi vedere un attimo che ora è. Allora, UTC time zone. Vediamo cos'è. Che ore sono le UTC in Italia?
UTC più 1. Mentre è in vigore l'ora solare, in buona parte dell'autunno. Ma sti cazzi. Ma porca troia. Allora, facciamo così. Allora, aspetta. UTC più 1 time zone. Anzi, time now. Vediamo. Current UTC plus 1 time. Ok, ragazzi, abbiamo fino a l'una in teoria, perché UTC più 1 qua mi dice che sono le 10 e mezza, invece qui da noi sono le 11 e mezza. Quindi abbiamo fino a l'una. A l'una chiudono tutto. Secondo me la finiamo. Raga, la finiremo in un'ora e mezza. Sto quest, spero. Voglio sperare. Puoi sbrigarti, per favore? Infatti, ho visto sta roba che sbucava. Ho detto, che cazzo è? Che cos'è? È un avviso che sei stronzo. Il 10, tanto il 10 è esatto, domani. Cioè, mezzanotte. A mezzanotte di UTC più. Perfetto. Looks like Miss Sparkle is adding a little spice to the investigation. A little sparkle. Let's take her up on her offer then. Mr. Assistant Detective, this way. Allora, entra nella stanza dove Sparkle ha nascosto i va bene, quindi devo annuare alla fine. Guarda quanto è figo. Io voglio un peluche di Hanno, subito. Però deve essere tipo duro come il diamante, perché lui è hard-boiled. Un giorno, se mi ricordo, devo iniziare una live con questa musica. Se non l'abbiamo già fatto. What's this little device here for? Traduzione. It looks like a little button. Don't push it, Lady Blackstone. Whatever you do, don't push it. That's the mutually assured destruction button that Miss Sparkle installed. Once pushed, Miss Sparkle and the entirety of Pinacone will instantaneously go up in smoke. Non penso, ma va bene. Miss Sparkle also has her own button. The second she pushes hit, you and the entirety of Pinacone will instantaneously go up in smoke. Ripeto, non penso sia vera questa cosa, però. Both buttons can do the exact same thing. La deterrenza. Correct. Assurdo. La teoria della deterrenza spiegata qui meglio che in Metal Gear. Damn. Non è vero. Ok. Why? È che lei si è rotta il cazzo già. Because she is fair. This is nuts. Va bene. Abbiamo il tasto della fine del mondo, da premere quando vogliamo. Ah, ma c'è il simbolo dei pirati! Piccola reference. Allora, qui non posso salire. Lì devo spaccare tutto. Qui c'è un nemico da metal ghiarare. Dov'è il nemico? Ah, è di qua. Eccolo lì. Sembra fisso lì, però. Questo non lo posso... Ah, sì che lo posso esaminare. Che cazzo è? Pom pom. Ma è veramente pom pom. What the fuck? What the hell, man? Allora... No... What the fuck? Sono un idiota. Ok. Perché c'è un peluche di pom pom, però? Non capisco. What's this? A plush toy? Regardless of why it's designed to look like the conductor aboard the Astral Express, this doll, is it connected to the case? Vabbè, asset riutilizzato, ovviamente, però. Have you ever heard of something called a red herring in detective stories? It's a fake clue that leads you down the wrong path. Certo.
però. I see. But when it's so obvious, doesn't that defeat the purpose? That's just in case you didn't realize the ingenuity of Miss Sparkle and were worried about her throwing out a random useless clue. I see. Thank you for your keen insight. Then, let's pretend we were misled by a Black Swan, non c'ho voglia di fare finta, dai. This doll, could it be connected to the case? Black Swan, senti, c'hai voglia di entrare nell'Expresso? Hard, you know. Vuoi entrare nell'Expresso? Mi stai simpatica all'improvviso. Sì, ragazzi, per starmi simpatico basta andare... Basta, come dire, appoggiare le cazzate del personaggio di turno. Welt mi ha conquistato così, quindi perché no? Coglione. Mm-hmm, un biglietto da visita. No, che cazzo. Seems like a hint for us from Miss Sparkle. Uno dei classici foglietti di Bloodborne. Goldhammer Residence Security Regulations. Per impedire che i criminali facciano del male alla nostra grande amata Miss Sparkle, la residenza Goldhammer stabilirà le seguenti regole da oggi in poi. Un secondo. Vale. Avevo sentito gente che entrava e ho chiuso la chiave per evitare interruzioni. Tutti i retainer e visitatori devono entrare e uscire dalla residenza usando il sistema di riconoscimento facciale. Coloro che non possono passare attraverso il sistema di riconoscimento facciale verranno uccisi sul posto. Porco due. Queste regole sono in effetto immediato. That sounded like a story from ancient times. And why did the facial recognition system suddenly go out? This is so her style, isn't it? Random bullshit, sì, è proprio il suo stile. Doesn't look like there are any more clues. Let's head back to the crime scene. Ok, meno male, non c'avevo voglia di farmela piedi. Next, should we pin down the identity of the perpetrator? This evidence, I've been staring at it all day, but there's nothing that can identify the perp. Lefton, that guy lost his hand. Remember Zhongshan's face was disfigured after the incident at the cliff? Aspetta un momento. Aspetta un momento. Lui ha perso la mano destra, perché si tiene quella sinistra? Puzza di merda, Lefton. È sinistro come personaggio. I remember this one best. Wright has a broken leg. Legs, tecnicamente, però va bene. Why don't we flip the question and start by asking who couldn't be the murderer? After all, there are only three suspects, so elimination could be a valid method. Beh, direi che non può essere stato quello senza gambe, perché non può uccidere in modo efficace. A meno che non abbia una pistola, ma non c'erano pistole sulla scena del crimine, quindi boh. If you put it like that, then do you already have someone in mind? Tell me, come on. A me continua a venire in mente la live di Sabaku e Saidonia su le VR missions di Metal Gear dove devi risolvere gli enigmi e c'è il detective abilista. Mi sta venendo in mente solo quello. Allora. Le regulations, va bene. Facial recognitions. Allora. Scopri la risposta del puzzle. Risentiamo le descrizioni, perché magari mi ricordo male. Have you got any more questions? Lefton is one of Miss Sparkle's chief lieutenants, whose right hand was unfortunately... Then there's Zhongshan. This guy's a coward who ran away as last of all comes right. This guy was... That's all the intel we have. Quindi, ragazzi, io direi che è stato Lefton. Cioè, si è rotto la mano destra, però se tiene quella sinistra, si è scordato qual è la mano rotta. So, who exactly is the murderer? Remember Zhongshan's face was disfigured after the incident? Disfigured after the incident? Sì.
Ma non mi serve evidence, bro, cioè... Ma in che modo una qualunque di queste cose dovrebbe dimostrare che lui non è... Boh, pom pom toy. Per chi... Boh, vabbè. Vai. Oh, is that so? I feel like the evidence doesn't... Ma nessuna delle evidence c'entra un cazzo. How about you think it over again? Vabbè, allora aspetta. Non può essere stato Wright perché c'ha le gambe rotte e il martello pesa troppo. Oh, is that so? I feel like the evidence doesn't... Ma che cazzo dici? Sparkle sampo di merda. Adesso c'ho un po' di fretta perché del server abbiamo il limite. Boh. Shamari's ID, non lo so. Allora, l'ID di Shamari. Qualcuno ha installato, ce l'ha installato in testa. They can show it off to people. Ok, quindi forse questo lo dobbiamo usare su quello che si copre la faccia, non lo so. So, remember Jiangshan? Oh, is that so? Bro, mi hai rotto il cazzo. Vabbè, senti, io spammo tutto. Oh, is... Poor guy. He was seriously injured and was all wrapped up in bandages to keep his good looks safe. If that's the case, then he couldn't have made it through the Goldhammer Residence's facial recognition system. Okay. That would suggest that Zhongshan is not the murderer. E va benissimo. Ora, tizio senza gambe, non sei neanche tu, solo che non so esattamente come dimostrarlo. Boh, questo non lo so. Madonna. Io continuo a usare tutto. No, questo l'ho usato prima. Prendo il bottone, non lo so. No. Pom pom toy. Vabbè. Non è stato lui allora? Perché c'ha la mano rotta, non può usare il martello, non lo so. Based on the bailiff's statement, Lefton's dominant hand was seriously injured to the point where he had to learn how to live using only his left hand. Swinging that giant's... E allora animatelo bene, che cazzo! That must be hard for him. Probably impossible. Lefton's suspicion level can be downgraded. No, perché si sta tenendo il braccio sbagliato! By process of elimination, it seems that only Wright could be the murderer. That was easy. Let's tell the constable our answer and see what he thinks. Please begin your investigation, Lady Black Swan. Guarda, mi sono rotto il cazzo di questa quest. You have answered correctly. As expected, you didn't... Sì, però, tizi di Hoyoverse. Ci voleva tanto a flippare il modello, a fare specchia e fare in modo che si teneva la mano destra e non quella sinistra, come se si fosse fatto male. Cioè, questa è una quest di indagare, io devo capire chi è il colpevole, mi dici, tizio si è rotto la mano destra e poi fai vedere che con la mano destra si tiene il braccio sinistro. Ah, quindi si è scordato qual era... No, no, è perché solo il modello era quello. E flippatelo il modello, fai mirror, che cazzo ne so, non sarà così difficile. Cristo Dio. Vabbè. Huh? The next puzzle? I didn't sign up for this. Looks like the key to winning lies not in the puzzle itself, but in the motives behind Miss Sparkle's strange behavior. I'm afraid this chase may just go on forever. Sì, ho capito, chiude tutto. Adesso dicono che hanno anticipato a mezzanotte e stiamo per chiudere adesso. I have to remind you that Sparkle is a masked fool? Do you plan on finding logic in the mind of a masked fool? Ottima obiezione, in realtà. That's exactly what I plan on doing. Even if it's just subjective, there must be an overall principle behind the behavior. Non è detto. Non è assolutamente detto. Lie. And hers may just understand more about her than she does herself. Hmm. Right now, let's follow her train of thought and head to the next puzzle. Allora,
Black Swan sta cercando di usare il mantra e Sparkle è Luffy Airhead. Cioè, non puoi fare niente, Sparkle. Black Swan, mi dispiace. Non ce la fai. No thoughts, head empty. Non puoi vincere. So why are you so focused on Sparkle's challenge? Or should I ask, are you more focused on Sparkle herself? Ma pensavo continuasse il dialogo. I told you, it's purely out of a spirit of competitiveness. And as a memo keeper, I also have to fulfill my responsibilities and harvest some interesting memories. Ecco qua, si fa botte. Whoa, this place is a complete mess. Ah no. Two weirdos are probably here too. Sono i prossimi due NPC con cui interagire. Seems like Miss Sparkle used the same method to send dreamers back to reality. Let's talk to those two there then. Oh, Detective Black Swan and Detective Seppo. We don't know what we'd do without your help. Dai. Why are you talking like that? Is there something wrong with the way we are talking? Oh, of course not, Sheriff. Va bene. The skit this time is a modernist one. Va bene. Let's discuss this difficult case then. The victim is a galactic business magnate named Sparkle. No. Her again? Sparkle really is obsessed with scripting her own death. Effettivamente nel trailer si ammazzava da sola più volte, quindi ha senso. If you undercut me one more time, I swear I'm gonna kick you in the butt. Guarda Sparkle che si incazza con Sparkle. Miss Sparkle came to the fashion store to buy herself a brand new tie. She didn't come back out. After a long time, the shopkeeper went in to see what was going on, but instead discovered Miss Sparkle's body. There were three suspects. Stata strozzata. Namely, a Papeshi shopkeeper named Ren, ancora. A foxy and gambler named Zhong Shan. And a wealthy Intellitron trainer. Va bene, sempre loro. It's not just to aid your memory. We've added more descriptions to help tell them apart. Ma tranquillo. Miss Sparkle is so gracious. Based on surveillance footage, witness testimony and various pieces of evidence, the killer. Okay. You're too lazy to be a suspect, right? Oh, for the laughter! If I talk anymore with you, it'll make my pure soul filthy! Detective Black Swan, the dossiers are over here! You can learn more about the suspects. Va bene. Dimmi, spero che questa sia l'ultima, che mi ha rotto il cazzo sta questa. Non è vero, dai, è simpatica, però un po' lunghi i dialoghi. First of all, is the shopkeeper right? He's one of the Papeshi shopkeeper, right, ok. Papeshi. Which is often a source of teasing for him. Okay. Next up, you have the merchant. Mercante. He wants to join up with the Penacony Trading Guild and is in direct competition with Miss Sparkle. Okay. Finally, there is the gambler Zhong Shan. He lost a bet to Miss Sparkle and he had to hand over his family heirloom. It's possible. Okay, quindi right, Sparkle lo prendeva in giro. Lefton era un concorrente di Sparkle e Zhongshan era in debito con Sparkle. Va bene. Per favore no. That won't be necessary. Ok, cerchiamo gli indizi e poi spammiamoli a caso. There's an accounting book lying on the title page is written Chen Katong. Is that someone's name? Però a code name. Oh. I think it's the name of the owner of this book. Cioè, però, adesso un attimo, mi è tornato in mente il puzzle di prima che dovevamo dimostrare. Ah beh, lui si era fatto male alla mano. Quindi non può aver agitato quel grosso martello. Ah, certo, perché quello con le gambe rotte invece sì. Cioè, ma che cazzo vuol dire, dai? Vabbè. This Chen Katong. Ha detto così, ha detto lei, ragazzi. Non sono io. Io ho studiato cinese, io non posso quindi essere razzista. Funziona così, non so se lo sapevate. And there's the tie. That skit before said that the deceased was strangled.
is... The tag on the tie reads, only for Imperial Master Lefton. Seems like it's one of Miss Sparkle's personal belongings. That's not how you use the word Imperial. Va bene, una cravatta, che è di Lefton a quanto pare. E dobbiamo rientrare a fare in culo. It's just like the first case then. Oh. Miss Sparkle doesn't want to distract your investigation. She doesn't want to distract our investigation? What a law-abiding citizen this Sparkle is. Why doesn't she surrender then? Va bene, dai, andiamo. Hanuman. Hanu time. Pinini. Pini. Pini. Ah no, quella è il team di Foful di coso Lord Sogghigno di Mario Luigi, mi sono confuso. Si assomigliano. Allora, a me serve un coso per diventare... Eccolo qua. Perché Anu purtroppo non può scavalcare. Allora. A little stool that seems quite normal. There are two small footprints drawn. E questa è del pepesci. Which are half as big as standard. Certo. Perhaps it's just that this person. Sì. Poi. Sì, va bene, grazie. Poi qui c'è un razzo che dobbiamo prendere per salire a fare in culo. Ma prima di prendere il razzo, vediamo se c'è altro da fare. Sì, c'è da prendere questo qui. What's that smell? Un pesce. Why is there a smoked red herring there? Ah, una red herring. Beh, va bene, ho capito. Mr. Sampo, take a look. This is a wonderful smoked red herring. Vabbè, letteralmente una red herring. Ci sta. Somebody save me from this cringe joke. Non ho capito la smoked cosa c'entrava del gioco, però even vabbè. Among the fools I know, Miss Sparkle's sense of humor stands out from the rest. Sì, perché have fa le battute del cazzo. Have you dealt with many masked fools before? No, only a handful. After all, I prefer warm memories baked in sunshine. Il mio masked fool preferito è Asta Rickley. They usually belong to kind people. Non è vero, ho cambiato idea. Il mio masked fool preferito è la lumaca a cui Aha ha dato dei poteri a cazzo di cane. Allora, come ci arrivo lì però? Con l'altro razzo. Quindi devo prima fare questo. Pim, 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 pim. Non riesco a memorizzare questa musica. Uiipo. Qua mi avrebbe dato un achievement, visto quanto era lungo il viaggio. Però l'ho già preso, quindi sti cazzi. Dio mio, i miei occhi. Ah, Gianni Max. Open it up and take a look. Devo risolvere il puzzle? Godo. Mi piacciono questi puzzle. È tipo giocare a Super Liminal. Allora. Ok, questo si gira così. Ok, come faccio a farlo? Eccoci qua. Dai, non può essere così facile, c'era un terzo adesso. No, era uno di quelli noiosi. Vabbè. So there's a ring inside. This is evidence too. Why was it planted inside another device? Because this ring was found inside the victim's mouth. We want to reconstruct the scene of the crime. Come nella sua bocca. In the victim's mouth. Ma che cazzo vuol dire un anello in bocca? Hey, there's something engraved inside the ring. Zhong Shan Family Heirloom. Cioè, ma che cazzo vuol dire? Ma è quella scena di Cowboy Bebop dove Spike si mangia la chip con i codici magici dentro. That should be it. Let's head up. Vabbè, comunque già meno due robe che puntano a Zhong Shan. Ma non è vero. But the puzzle this time is pretty strange. Have you found out who the killer is? Ah no, sono stupido, non è quello. È palesemente una citazione a Jojo quando Wamuu ficca l'anello avvelenato nella gola di Joseph, ovviamente. Just some shallow intuition. Anyway, let's report back to the sheriff for now.
Comunque, guarda, Black Swan mi sta abbastanza simpatica perché è molto meno esagerata di quanto pensassi, visto il suo design. Cioè, avete presente come parlava Jing Liu? Che era tutta... Ah, l'ombra della luna... Arriva... E copre tu... Ecco, quella è Jing Liu. Io mi aspettavo che Black Swan sarebbe stata così. Invece no, Black Swan è molto più chill, mi piace di più. Jing Liu invece purtroppo mi sta più sul cazzo, proprio perché parla per gemiti. Che sono dovuti al fatto che è a un passo dall'impazzire in ogni singolo istante della sua vita. Però, vabbè, comunque. Non cambia il fatto che sembrano dei gemiti di piacere, che mi fa un po' strano. Pretty much. You live up to your reputation, Detective Black Swan. As smart as the nest of magpies roosting in the roof of my Uncle Frank's garage. This guy is mixing up his birds here. Va bene. Then go ahead. Who is the killer? Identify the murderer, dai. Let us appreciate. Allora, l'unico di cui non abbiamo trovato oggetti è Wright. Quindi, abbiamo la cravatta di Lefton. Vabbè, siamo partiti da Zhongshan, vabbè. Allora, di lui abbiamo questo. Zhongshan Heirloom. Vediamo se reagisce in qualche modo. Ring is a piece of evidence, right? Ah, giusto. That's right. That's the one. What would a penniless wretch of a gambler like Zhongshan be doing at such a fancy fashion store as this? Because he was planning on robbing it! He'd stolen Lefton's tie and was just about to get away when he saw Miss Sparkle, the one who had stolen his family fortune from him. So he darted into the changing room and tried to get back his ring. Who could have known that Miss Sparkle would end up swallowing that ring? All Zhongshan could do was use the tie in his hand to try and strap down her neck to prevent her from swallowing the ring. Vabbè, ci sono altri metodi, eh. Unexpectedly managed to strangle Miss Sparkle to death. No, vabbè, Sparkle è piccola, cioè non serviva la cravatta, bastavano le mani. A meno che non abbia delle mani piccoline. Is something wrong here? This is too easy. The first case wasn't hard, but this one. As you can imagine, the conclusions that the evidence points to are not mutually exclusive. Which means, certo, uno scherzone epico. Please feel free to point out a suspect as the murderer. Ah, oh, I see. Sheriff, the murderer is Lefton. The correct, Detective Sampo. Sheriff, the murderer is right. The evidence is the stool, right? Yes. For the laughter, how did I fail to realize this formidable intellect of yours? Va bene, quindi ogni risposta era giusta. Then, right from the start, there was no murderer. The evidence is the ring. Whatever, I'm just spitballing here. Ma sì, tanto. Goodness me, Deputy Sheriff, is he really a genius? How could such an unfathomable mystery be solved so easily by him? Okay, perfetto. Look, Miss Sparkle has given us a puzzle where every single answer is correct. Come la difficoltà dei dei giochi per le masse. Miss Sparkle is a masked fool, not a masked genius. If it's a challenging puzzle you want, please go out there and turn right until you get to the Intelligentsia Guild. Intelligentsia Guild? They're only responsible for providing an entertaining detective experience. Vabbè, ma anyway, Intelligentsia Guild, per dire, non è quella vera. Detective Black Swan has cracked the case. I will now share Miss Sparkle's next puzzle with you. Oh, Madonna, ancora. This is just going to go on. Infatti, possiamo interrompere in qualche modo? Do that. Rick, scoperte che Sparkle ci sta prendendo per il culo e niente, basta. Che altro c'è da scoprire? Basta sto annuncio, ho capito che chiude a luna. Then I wish you both the best. Oh yes, if you're not in a hurry, I can tell you the answers for some of the outcomes you never chose. Ma pure disconnesso, cioè, vabbè, ok. Non è luna, no. Ah, è mezzanotte. Oddio, mi disconnette così? Ma scusami.
Ma UTC più 1 mi diceva che era Luna. Cioè, UTC più 1... Boh, va bene. Ragazzi, è andata così. Io non... Però scusami, mi dice... A mezzanotte... The Games... Posso giocare offline, almeno? Sa di no. Sa che non posso giocare offline, che palle. Ma poi scusa, hanno rimandato l'avviso 5 secondi prima? Ma che cazzo serve? Tra 5 secondi verrai sloggato. Vediamo un attimo. Non penso si possa giocare offline, però. No, ok. Va bene. Vabbè. Ragazzi, finiremo la prossima volta. Però che cazzo, cioè, io pensavo di avere un'altra ora. Cioè, UTC più 1 diceva che... Cioè, se io cercavo UTC più 1 time Google, time now su Google, mi diceva che era un'ora avanti, un'ora indietro a noi. Quindi dico, ah, ok, quindi mezzanotte per UTC sarà l'una per noi in Italia. E invece no. Invece il cazzo. Va bene. Ragazzi, è stata una live breve ma intensa. Finiamo la quest la prossima volta e niente. Poi andiamo avanti con la trama di Panaconi. Ma la prossima volta faremo le pullazze pazze, perché ci sarà il nuovo banner. Io adesso procederò a preinstallare la nuova patch. E niente, buonanotte. Almeno da come mezzanotte. Aspetta, guarda, condivido lo schermo. Guarda. UTC più 1, 23.02. Lunedì 9 settembre 2024. Cioè, a me dice che è mezzanotte, da noi ovviamente, però... È 23.03. Boh, vabbè. Buonanotte. Ci vediamo forse domani, forse dopodomani, ma ci vediamo.